Benvenuti in un nuovo video. Oggi mi dovete subire così l'11, oggi è 10 novembre, ma poi vedrete questo video l'11 novembre con il maglione natalizio, sfondo natalizio. E che raga, non avevo, ve lo dico proprio sinceramente, non avevo proprio voglia di cambiarmi per la quinta volta. Da stamattina abbiamo registrato, io e mia sorella, io ho registrato un botto di video, quindi non mi andava proprio, però ci tenevo comunque a darvi la mia recensione su queste barrette. L'ultima recensione è stata sempre per il marchio Biketo, però abbiamo provato insieme le creme e abbiamo provato insieme il cookies. E oggi voglio provare insieme a voi le tavolette di cioccolato. Ovviamente avete il mio codice sconto che è Giulia010, quindi trovate tutti questi prodotti sul sito di AS Food. All'appello manca una barretta che sarebbe il gusto semplice, sì, quindi quello fondente se non sbaglio. Comunque eccole qui, sono da 90 grammi ed hanno un costo di 5 euro. Se ricordo, nel momento in cui edito vi lascio il prezzo. Per quanto riguarda gli ingredienti, allora, io sapete che non mi sono mai soffermata sugli ingredienti, anche perché non è il mio lavoro, non è il mio campo e quindi non mi sento neanche di metter bocca, perché comunque l'azienda ha formulato il prodotto e così ce lo teniamo. Se siete interessati, che ci tenete tanto gli ingredienti, andate sempre a guardare gli ingredienti per qualsiasi motivo, giù nell'info box io vi lascio sempre il link dei prodotti, quindi andate lì e le andate a guardare, perché per me mi risulta un po' complicato inserirvi la tabella degli ingredienti nel video, perché solitamente tende a comunque a sfocarsi, quindi è un lavoro inutile. Comunque, eccole qui, ci sono tutte e quattro, stiamo parlando di tavolette di cioccolato adatte, perché comunque sto intraprendendo una dieta, un percorso chetogenico, ma anche per una low carb. Infatti sono barrette a bassissimo contenuto di carboidrati. Andiamo col primo gusto, che sta qui, 100% ketogenic chocolate, cioccolato, quindi cioccolato fondente e mandorle. Vi dico un attimo i valori sono per 30 grammi? Sì, i valori sono per 30 grammi, 162 calorie, totale dei grassi 12,9, carboidrati 5,4 e proteine 2. Eccolo qui. I pack sono meravigliosi, ma questo ve l'ho già detto nel video unboxing. Wow! Oddio, ma è bellissima! Queste secondo me sono... Adesso ci avviciniamo comunque anche a Natale, io sono in tema. Si è rotta, sono in tema. Secondo me, se conoscete una persona che solitamente intraprende comunque queste diete, secondo me è un'ottima idea regalo anche per Natale. Fate, non so, tutto il kit completo, perché comunque chi affronta questi tipi di diete o chi sta una low carb è molto difficile, specialmente per le diete chetogeniche, trovare dei prodotti del genere. Quindi secondo me è un'ottima idea regalo, cioè secondo me la persona che la regalate la fate veramente super felice. Ecco qui, io prendo giusto un pezzettino. Sono una grande intenditrice di cioccolato e sapete anche che non sono un amante del cioccolato fondente, però è veramente buono, veramente veramente buono. La cosa che mi piace di più, la mandorla si sente, però ovviamente il gusto del cioccolato fondente è molto 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 più marcato. E poi secondo me il prezzo è ottimo, perché si aggira intorno ai 5 euro, ma se voi fate due pezzettini a settimana, no? Quando vi viene quella voglia, con un caffè o qualsiasi altra cosa, giusto un pezzettino, vedete, io ho preso proprio un pezzettino, vi aiuterà tantissimo proprio ad affrontare la giornata ed affrontare la keto e proprio queste diete in generale. È una cosa che ho sempre detto con tutti i prodotti, perché secondo me sono un ottimo metodo per non lasciare tutto e dire ciao, io non faccio più niente, sto patendo la fame, sto soffrendo. Secondo me sono ottime ottime ottime, e poi vi durerà un botto, veramente un botto.
buona, mi è piaciuta molto e secondo me piacerà molto anche alla mia famiglia. Questo gusto è promosso, ma voglio vedere anche gli altri poi. Allora, continuiamo comunque con la frutta secca, prima di andare proprio alla frutta. C'è un gusto che mi ispira tantissimo. Questo qui è sempre cioccolato fondente, però con le noci pecan. Eccola. Per quanto riguarda i valori siamo lì, quindi è inutile, quest'anno 4,8 grammi di carboidrati, quindi qualcosa in meno. Sono molto belle. Secondo me queste per Natale sono veramente un ottimo regalo, che può apprezzare solo una persona che, vi ripeto, sta affrontando questa dieta. No, ho preso... aspettate, ho preso quelle senza noci. I miei le ameranno. Anche se lo stanno in chetogenica, ma le ameranno. Ovviamente... sono studiate per tutte le persone che, bla bla bla, l'ho ripetuto 3000 volte, probabilmente anche io che non sto in chetogenica, anche un'altra persona, potete acquistarle per mangiarle tranquillamente, non succede niente, assolutamente. Ok, eccola qui. Questa secondo me è più buona di quelle alle mandorle, ma non perché io abbia qualcosa contro, però è più buona, perché si sente di più, tipo nell'altra prevaleva tanto il cioccolato fondente, qui diciamo siamo a metà metà, si sente comunque il retrogusto di noci vegan e si sente il retrogusto ovviamente di cioccolato fondente, prevale ma non tanto come nel gusto mandorla. Questa qui, dal cioccolato fondente e roseberry. Ovviamente questa mi ispira molto, molto di più. Ok, non c'è nulla di particolare dietro. Da come potete vedere, qui ci sono dei piccoli pezzi, vedete? Ma voglio proprio un pezzettino piccolo. Aspettate. Wow! La mia preferita. Wow. Wow. È buonissima. Sono sporcata tutta. Un'esplosione di lampone micidiale. Wow. Provare per credere. È piena. Cioè, vedete, nelle altre ci sono proprio i pezzi, a differenza di questa che comunque non ce li ha. Ma nelle altre non c'è questo sapore così esplosivo come lampone. Wow. 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 Dovete prenderla. Dovete prenderla. Bevo e proviamo l'ultima. Ultima suppongo che sia un mandarino. No, mi sto... fatto disastri. Questa niente proprio. No. Non mi piace, questa non mi fa impazzire. Non mi piace proprio, infatti non riesco a mandarlo giù, ve lo giuro. No, tra tutti... e quella che proprio non mi è piaciuta proprio è stata proprio mandarino. Ovviamente la mia preferita al primo posto va lampone, la mia vita. Ce l'ho ancora qui, cioè non riesco a farlo scendere, ve lo giuro. Vabbè, lampone. Saranno anche questi personali, però dopo aver provato tutte le altre posso dire che forse è la meno buona. Anche perché è un gusto, essendo comunque un pochino aspro, si sente... cioccolato fondente. Secondo posto, noci pecan. Terzo posto, mandorla. E ultimo posto, mandarino. E quindi nulla,
Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ah, fatemi sapere se anche voi avete provato qualcosa di questa linea, eh? Vi aspetto nei commenti e oggi mi prendo anche mezz'ora per voi per rispondere a tutti i commenti e per darvi finalmente le ricette. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!